Adelina, Lucia e Fausto mi accompagnano in una nuova puntata di Passaporto Tiguglio che ci porta nuovamente in Val Fontana Buona a Favale di Malbaro. Tre favalesi Doc, possiamo dire, è a nostra disposizione per parlare di Favale di Malvaro. Quando si cita Favale di Malvaro, immediatamente viene in mente un'altra parola, correggetemi se sbaglio, ma penso di no. Emigrazione, il fenomeno dell'emigrazione. Tantissime persone migliaia, di persone 3.000, sbaglio? Sì, circa 3.000 persone. 3.000 persone emigrate, emigrate all'estero, soprattutto nel secolo scorso, ma forse anche a partire dalla fine del secolo ancora precedente, alla fine dell'Ottocento. Dell cosa è stata, cos'è l'emigrazione per Favale di Malvaro, Lucia? L'emigrazione per Favale di Malvaro è stata un, è una cosa molto importante perché non c'è famiglia del nostro paese che non abbia appunto... Eh, Componenti che non sono emigrati all'estero. Appunto, come dicevi, già a partire dalla metà dell'Ottocento, prima verso l'America del Nord e poi verso l'America del Sud nel, nel dopoguerra, eh, tutte le famiglie hanno avuto numerosi componenti che sono hanno varcato l'oceano. Diciamo che le zone dove, sono, dove si sono orientati eh, abbiamo ancora oggi mh, persone che ritornano dalla California, praticamente la zona di San Francisco, San José, dall'Oregon e dallo Stato di Washington. E per quanto riguarda invece il Sud America abbiamo moltissimi emigranti eh, in Cile, Argentina e Perù. Tante persone, tante famiglie intere o parti di famiglia che quindi abbandonano nel tempo favale di Malvaro e vanno alla ricerca di che cosa? Penso di quello che cercano tutte le persone che, si, che lasciano il proprio paese, che amano, la ricerca della fortuna possiamo dire banalmente. Qualcuno l'ha trovata? Sì, eh, sono, sono appunto partiti perché qui le possibilità erano poche e allora per aiutare appunto le proprie famiglie eh, tanti sono andati come dicevi in cerca di fortuna e alcuni l'hanno appunto trovata. Ricordiamo fra questi il più illustre Amedeo Pietro Giannini, fondatore della Banca d'America d'Italia. Sicuramente meritano anche i fratelli Pezzolo, eh, che hanno fondato numerose scuole di fisarmonica e hanno rappresentato eh, il sestetto di fisarmonicisti più famoso in tutta la California. E non da meno anche la famiglia Cereghino, che comunque eh, era emigrata all'estero fondando numerose scuole valdesi. Chiese valdesi. Come in precedenza aveva fatto qui a Favale. Esatto, esatto. Eh, All'inizio del 1900, appunto, loro avevano. erano co come canta storie, erano diciamo, avevano girato tutta quanta l'Italia, tutta quanta l'Europa, e eh, poi erano, avevano deciso di, di, di emigrare nel Nord America. E veniamo al, alla persona più illustre se vogliamo, che ha lasciato Favale di Malvaro e che ha trovato fortuna, più che ha trovato forse ha creato eh, una un fortuna, impero. possiamo dire un impero. Amedeo Pietro Giannini eh, è nato a San Jose in California nel 1870 da genitori Luigi Giannini e Virginia De Martini, originari qui di una frazione sopra la chiesa di Acerreto. Quindi è nato lì, è però nato, diciamolo è diciamo, stato... È stato concepito a Favale di Malvaro. <ride> E poi come succedeva per, per tantissimi emigranti, i genitori per cercare fortuna si sono imbarcati e, e praticamente Amedeo Pietro è nato in California, però diciamo che è stato concepito qui a Favale e ancora adesso, ristrutturata e adibita a museo, c'è la, la, la casa natale qui di Amedeo Pietro Giannini, dove sono nati i genitori. Ecco. Ma lo spirito di Amedeo Pietro Giannini, lo spirito di iniziativa, il coraggio, la forza, l'intelligenza lo ha portato a fare che cosa? Una cosa io penso che quasi tutti conoscano il personaggio, però sì, sì, sì. diciamo ai nostri ascoltatori cos'è che ha creato questo uomo? Ha creato praticamente partendo da, 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 dal nulla, un impero, perché la, la, la banca d'America e d'Italia è stata per anni, tan, per tantissimi anni, la banca privata più, più famosa, più importante come depositi, come volume di. di, di di, di affari diciamo, del mondo, quindi attualmente la banca d'America e d'Italia fondata da Giannini è confluita nella Deutsche Bank, non, non esiste più come banca, però è stata diciamo, la banca privata di, più famosa del mondo. Ha rappresentato un grandissimo rappresentato potere, grandissimo. stato per tanto tempo. Noi eh, ci avvicineremo, andremo certamente a curiosare la casa che è stata dei suoi genitori, che oggi ospita un museo a lui dedicato e dedicato... In generale possiamo dire a tutti gli a emigranti, tutti. alle persone che hanno lasciato Favale di Malvaro il secolo scorso, continuiamo a passeggiare sì. per la parte, questa che è la parte più antica di Favale, da poco, storico, da poco ristrutturata, tra l'altro. So. Con un contributo della, della comunità europea, e, è la parte proprio il primo nucleo del... Ci eh, si passeggia bene adesso. Ci sì, si passeggia bene adesso. <ride> sì, sì. Questo vicoletto che stiamo scendendo ci porterà dalla Casa della Musica, che sarà utilizzata a partire dal prossimo anno, è stata appena restaurata, ridipinta e così via. Sarà utilizzata come centro espositivo e di aggregazione per le arti in genere, quindi per l'artigianato e per la musica, certamente. E l'ultimo piano di questa casa ospiterà anche quelle che saranno le tante prove del coro di Favale di Malvaro, di cui Adelina fa parte e che Lucia dirige, il coro. Cosa rappresenta per Favale di Maduro? Come è nata l'idea di crearlo? È nata l'idea di crearlo perché visto che ci sono stati degli emigranti illustri come Cesare Pezzolo, abbiamo pensato di continuare questa tradizione anche per ricordare eh, con le nostre canzoni la nostalgia degli emigranti e sempre ricordare sempre l'immigrazione. Un modo per omaggiarli. Eh, certo, è nato nel 1987 come coro di chiesa. E poi appunto abbiamo pensato di sviluppare la cosa anche cantando folk genovese -italiano. e italiano. Abbiamo fatto diversi viaggi, siamo stati invitati in America nel 1991-92 per le Colombiadi e poi siamo andati in Perù, in Cile nel 1999 e in Perù nel 2006. Quindi una passione anche impegnativa, vi fa fare dei chilometri, dei voli? Eh Sì, però con piacere, cioè si, vedono, cioè, si, è, si è pagati da come si è ricevuti poi da, dagli emigranti all'estero che sono molto, molto più, più calorosi, molto più cordiali di quanto siamo noi quando magari loro arrivano e, e vengono a rivedere il loro paese. Qui c'è anche da imparare sì, qualche certo. volta dall'accoglienza, dalle risposte che, che si ottengono. Non, in ultimo, siamo stati, quando siamo stati in Perù, c'è stato proprio un cittadino favalese che ci ha ospitato nella sua casa e con grande sorpresa aveva un morale dove aveva fatto riprodurre diciamo, la villa dove lui era nato. E questa è stata una cosa che ci ha commosso tantissimo perché cioè, vedere un, eh, una cosa così. Si è portato in qualche modo un cioè, pezzo di cuore. Un pezzo di cuore. si da una cartolina, ha fatto, ha fatto quello, ha fatto realizzare questo suo ricordo. Che così riesce a portare con sé anche così lontano da casa. Il coro ha un ruolo fondamentale il 25 di giugno, data importantissima a Favale di Malvaro perché c'è una ricorrenza importante che ha a che fare con, eh, con l'immigrazione. Il coro fa parte di questa festa, ma non solo. Che cos'è? È la giornata degli italiani all'estero, detta anche festa dell'emigrante, che fa Favale festeggia da oltre 50 anni. Quindi, quest'anno abbiamo fatto la 47esima edizione, perché un anno o due non si è fatta. Ma... E praticamente richiama sempre ogni anno maggiori emigranti che ritornano a, a riscoprire la terra dei, dei loro avi, delle loro radici, delle loro origine. E quindi. Un'atmosfera anche un emozionante, senz'altro. Emozionante senza per, per, per noi, di grande commozione, e il coro appunto si esibisce in questa occasione cantando le, le canzoni che per gli emigranti sono. Rimangono proprio nel cuore, tipo: Ma sai che penso? Ave Maria Zenese, quelle canzoni legate alla nostalgia della, de, della patria che ando, e della Liguria che hanno dovuto lasciare purtroppo per, eh, credo per che, motivi. Credo beh, che la nostalgia sia un sentimento un molto sentimento comune da queste parti o nei luoghi come Favale sì, che hanno avuto delle. Sì, sì degli allontanamenti degli allontan così ci sono maggiori probabilità di tornare il 25 di giugno piuttosto che a sì, Natale uno dice torno no, a Natale ormai no? Ma è una festa molto conosciuta in calendario sia l'associazione Liguri nel mondo che la regione collaborano e, e patrocinano questa festa e quindi essendo a calendario regionale tutti sanno che l'ultima domenica di giugno bisogna venire a Favale con, per festeggiare, quindi c'è un passaparola fra tutti gli emigranti e ritornano e a Favale noi li accogliamo sempre a braccia aperte perché per contraccambiare l'accoglienza che abbiamo ricevuto noi quando certo, siamo stati... Nel... Questi emigranti hanno fatto e continuano a e fare continuano parte della, fare della parte vostra parte, storia. Sì, sì. I numeri di questa festa, più o meno? Eh, siamo sempre sulle 300 persone che vengono vengono accolte là sulla, sulla, pia sulla piazza dove c'è il monumento dell'emigrante e dove un gruppo di Favala allestisce de degli stand per, per, per ospitarli, anche durante il corso dell'anno, a seconda di, di... Se si sente dire che ci sono degli emigranti che arrivano, Favala sempre li ospita volentieri. Nostalgia, emozione, emozione, sì, ma anche tanto divertimento, anche tanto, tanta tanto ospitalità. Divertimento. ospitalità. Siamo saliti fino ad arrivare dalla chiesa Rifavale di, di Malvaro che rappresenta un collegamento, se vogliamo, tra i favalesi e gli emigranti e, e tra gli emigranti e i favalesi, nel senso che se questa chiesa è così bella, questa zona con l'oratorio, anche se questa chiesa è così bella, è anche grazie, grazie, anche, a, grazie al contributo degli, degli emigranti. Gli emigranti che sono, che sono andati in America e che con, hanno fatto fortuna e poi non si sono mai dimenticati della loro chiesa natale diciamo e hanno sempre tenuto alla religione alla cattolica che, e quindi hanno inviato sempre soldi per farla diventare così bella adesso addirittura è stata elevata nel 2003 al santuario addirittura e è bellissima ricca di, 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 di stucature dorature molto molto bella e molto ricca e ha anche due vetrate appunto che ricordano e gli emigranti del Nord America, due vetrate istoriate dietro l'altare maggiore: una dedicata a Santa Francesca Cabrini, protettrice degli americani del Nord, e, quella, e dalla parte opposta Santa Rosa da Lima, che è la protettrice dei, dei peruani, diciamo, di quelli de, che sono andati in America del Sud. Diciamo. Invece, l'oratorio ci avvicina subito con la mente a un'altra famiglia, la famiglia di Cesare Pezzolo. Sì, eh, i Pezzolo eh, sono stati una famiglia illustre di migranti illustri di Favale di Malvaro, in particolar modo Cesare che è stato un po' il pioniere, quel, colui che per primo è partito eh, ed è emigrato sempre in California a North Beach. Eh, lì lavorando come, come calzolaio si, era guadagnato, si guadagnava da vivere e aveva potuto intraprendere lo studio del, della fisarmonica. E in pochi anni divenne uno dei più famosi e più bravi musicisti della, della California, tanto che eh, successivamente fece anche emigrare i suoi fratelli, anche loro intrapresero lo studio di questo strumento e divennero uno dei sestetti più famosi. Si esibirono nei più importanti teatri e night club. Loro eh, riuscirono appunto a, a ritornare a Favale e in particolar modo Cesare eh, ha voluto questa struttura eh, affinché i giovani di Favale potessero avere un luogo dove potersi riunire e trascorrere il proprio tempo libero. Eh, Cesare Pezzolo era anche ritornato, si narra con una Cadillac proprio per far vedere che lui aveva dovuto. Eh, emigrare aveva dovuto fare tanti sacrifici che però era riuscito comunque ad avere un a trovare un, un tenore di vita diverso e a poter aiutare la sua famiglia e anche il suo paese. Lui è tornato e poi si è fermato qui o ha visitato Favale mm. per un certo periodo e poi è tornato in California? No, lui eh, ogni tanto periodicamente visitava Favale, però poi ritornava diciamo nella sua nuova patria, perché comunque là aveva fondato numerose scuole, aveva organizzato diversi festival e lui là era anche conosciuto come, come appunto compositore. Eh, non possiamo non citare la famosa Cesarina che è una mazurca suonata da, dalle più famose orchestre di Liscio e anche il fratello Teodoro aveva composto la Campagnola. E appunto la sua vita ormai era là, però non poteva ogni tanto non ritornare per visitare la propria famiglia. Dicevamo che la storia di tutti i favalesi è legata all'immigrazione all e a sottolineare per dimostrare questa cosa abbiamo incrociato un favalese qui dalla Chiesa, che è il signor Stefano. Mm. E la sua storia è come la storia di, di tantissimi di voi, legata all'immigrazione. Partiamo da, da suo nonno Tutte le che le generazioni precedenti che è stato mio nonno che era partito dalla, da qui dalla Liguria come migrante ed è uno dei pochi che è andato in Sud America, in Ecuador, che è una nazione che non veniva conosciuta perché qui andavano tutti o verso gli Stati Uniti o verso il Perù. E lì insieme al suo fratello hanno... Hanno costruito, sono stati, hanno passato una vita emigranti, poi sono tornati e mio nonno ha ricostruito la casa qua così. Lei è nato qui, sì. verso i vent'anni si è spostato no. verso l'Ecuador perché suo nonno comunque aveva creato un, 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 piccolo, un piccolo impero, possiamo dire una fabbrica di cioccolato? Beh, veramente mio nonno è entrato dentro con, con degli altri soci, ah. hanno lavorato in Ecuador e poi sono andato anch'io per un po' di tempo, poi dopo siamo ritornati in Italia. Ritornati in Italia, ritornati a Favale di Malvaro, come sai una delle tante storie dei favalesi legati all'immigrazione, alla, alla ricerca che dicevamo della fortuna. stiamo salendo verso casa Giannini che si può raggiungere anche attraverso una passeggiata che parte proprio dalla chiesa dove eravamo adesso e che va a raggiungere il museo che è stata poi la casa della famiglia Giannini. Incrociamo nel percorso una delle tante quante fontane di Favale. Penso che sono, dovrebbero essere 13 fontane è per questo che anche si chiama Fontana Buona. Il nome della Vallata arriva da Favale di Malvaro. Sì, penso proprio di sì, anche perché la vera fontana, eh, diciamo fontana buona è quella che c'è a Castello, eh, che è chiamata Fontana della Canà. Eh, e poi ci sono tutte le altre, questa è una, poi sopra ce n'è un'altra e giù dove siamo partiti ce ne sono altre due, una proprio sulla piazza e una appena un po' più su, quello è un piccolo concentramento e poi tutto, tutto sparso, ogni villa praticamente ha la sua fontana. Ogni villa ha la sua fontana e di qui il nome che ha l'origine del nome di tutta la vallata, quindi la Fontana Buona. Ci dirigiamo verso Casa Giannini. Siamo arrivati dalla casa natale di Amedeo Pietro Giannini, che è rimasta così com'era, salve qualche ristrutturazione, che oggi ospita un museo. Un museo, ospita un museo con la storia, praticamente, uh, vari pannelli della storia di Amedeo Pietro Giannini, dalle origini, da, dalla, da, partendo da qui dalla casa dei suoi genitori, Luigi Giannini e Virginia De Martini, poi tutto il percorso, tutta la, 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 la trafila fatta da Giannini in America fino a diventare a costruire un impero e poi c'è anche delle, delle, delle altre fotografie che riguardano, come ho detto, anche altri emigranti illustri, tipo i Pezzolo, i fisarmonicisti Pezzolo, c'è dei reperti anche dei, dei dischi, vecchi dischi de, de, della Columbia Record di Pezzolo, una vecchia fisarmonica donata da, da Cesare Pezzolo e poi appunto c'è questa storia di Giannini da che è stato considerato, il, partendo da qui, proprio da, da questo piccolo paesino, il, più, il banchiere diciamo, più geniale del Novecento, perché è stato quello che è riuscito a capire che bisognava prestare i soldi non soltanto ai ricchi che avevano delle, delle, delle proprietà immobiliari, delle garanzie, ma ha allargato il, il credito a tutti, ai contadini, agli emigranti, e, e quindi è riuscito... Con, su, con la, con la fiducia che riscuoteva lui, praticamente è riuscito a, prestando denaro a tutti a, a incrementare, così, a fondare questo, questo impero. È stato un grandissimo un anticipatore, anticipatore, anticipatore dei tempi, tempi sì. senz'altro. Quindi un omaggio a lui, questo museo, proprio nella casa dei suoi genitori, un omaggio in generale a tutti gli emigranti di cui tanto abbiamo parlato in questa puntata. Il tempo è stato clemente finora. Sì. Inizia a piovere proprio in questo momento, ma siamo al momento dei saluti. Allora io ringrazio Lucia, Adelina e Fausto che mi hanno accompagnato in questo percorso in Val Fontana Buona a Favale di Malvaro. Arrivederci alla prossima puntata di Passaporto Tiguglio.